l'elettronica in MotoGP è fondamentale, non dico sia l'80-85% diciamo dell'intero pacchetto, però nei meeting tecnici prende quel tempo lì, diciamo si discute per un 80% di elettronica e poi le discussioni sul telaio e il motore sono molto, molto brevi, quindi soprattutto prende molto tempo per i setup e per gli ingegneri per riuscire a interpretare i commenti del pilota e riuscire a trasformare in modifiche concrete.